La torta preferita di Mozart. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Brava. Come state oggi, ragazzi? Oggi è domenica, quindi buona domenica a tutti, ma se lo vedrete di lunedì, buon lunedì a tutti. E via discorrendo con tutti i giorni della settimana, anche perché oggi facciamo una buona torta. Buon Natale se lo vedete a Natale. Certo, e buona Pasqua se lo vedete a Pasqua. Giusto. Certo, anche perché oggi facciamo una torta che va bene un po' per tutto. Va bene per i compleanni, per le cresi. Va bene per un pomeriggio con il tè, con le amiche. Va bene anche solo se avete voglia di cioccolata e se siete depressi per tirarvi un po' su. Oggi facciamo la torta Sacher a modo mio. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Mi hai copiato la frase. Ed eccoci pronti per la nostra torta Sacher. Buoni propositi, diciamo così. Quindi no? Una torta tipica siciliana. Sì, tipica, giusto? Siciliana con tanto formaggio e burro. Assolutamente no. Stasera siamo a cena da amici che non mangiano il formaggio. Sono e anch'io. Di un'altra religione, no, poi. Anch'io da un po' non mangio più il formaggio. Quindi farò una torta Sacher senza latte. E allora, cosa ci occorrerà? 300 grammi di farina integrale. Io ho questa, ma non è il massimo, devo essere sincera. Infatti la setaccerò e toglierò tutto il cruschello e metà farina se ne andrà via. Compratene una migliore di questa, comunque all'occorrenza quella che avete. Potete farlo anche con la farina bianca. 250 grammi di zucchero. Io sto togliendo una grandissima parte di zucchero, ragazzi, perché di solito io faccio pari zucchero e pari farina, però intendendo per farina il completo delle polveri, ancora manca il cacao che non vi ho detto. Io invece sto abbassando di moltissimo, 75 grammi di cacao amaro. Questo della Lidl, della Bell Bake, è buonissimo. 200 grammi di acqua, 200 grammi di olio di semi, io ce l'ho di girasole, 5 uova, io le ho bio e le ho allevate, le allevate tu? Di galline felici e basta, quindi 5 uova che siano bio e che siano allevate da galline libere. Libere le galline! Liberiamo le galline. Poi un pizzico di sale, una buona marmellata di albicocche o confettura di albicocche. Io ho questa confettura extra della Lidl ed è molto buona, lo abbiamo già assaggiata, è molto molto buona. Una bustina di lievito per dolci, una se avete della vaniglia usate quella, della vanillina meglio ancora, della vanillina, un estratto di vaniglia meglio ancora. Io purtroppo ho solo questo, utilizzo solo la vanillina in pratica con lo zucchero. E poi del buon cioccolato fondente, un po' per l'impasto, un po' per la copertura. Io ne ho qui 500 grammi, deve essere senza latte se volete fare una torta senza latte, guardate sempre gli ingredienti, mi raccomando. Questa della Lidl Fincarré, il 74% è senza latte. Cominciamo subito. Cominciamo con i 200 grammi di zucchero. Io userò zucchero bianco, ma se volete potete usare anche lo zucchero di canna, è indifferente. Basta, basta. Come basta? No, scherzando. Metto anche lo zucchero vanigliato. In tutto questi sono 8 grammi. E metto le mie 5 uova. Benissimo, e facciamo montare lo zucchero con le uova. Io userò la planetaria, ma potete farlo benissimo con le fruste elettriche o con un blender qualunque. Quando le uova sono spumose ma non montatissime così, aggiungo anche l'olio. Ne useremo 200 grammi. Io misuro tutto in grammi per una questione di praticità, perché non tutte le vostre bilance hanno le varie misurazioni. Se volete poi convertite voi in ml, ma tutte le misure che vi do io sono in grammi, anche quelle dei liquidi. O in euro.
preparo anche i 200 grammi di acqua e faccio andare ancora un pochino. Ok, adesso metto anche l'acqua e continuo a lavorare ancora per un minutino. Setacciamo ora 75 grammi di zucchero. Ma questo è cacao. Ok, di cacao allora. E adesso vi do l'ingrediente segreto per i fedelissimi che guardano il video. Bravo. Non lo mettiamo tra gli ingredienti, lo scoprirete solo guardando il video. Bravo. Un cucchiaino di caffè solubile. Quindi scrivete nei commenti qual è l'ingrediente. No, non scrivetelo. No. È una cosa solo per noi fedelissimi. Solo fedelissimi. Gli altri la faranno buona, ma non buonissima. Quindi solamente se seguite Due Cuori Una Cappa vedrete in anteprima essi ingredienti segreti, giusto? Ok, versiamo nella planetaria il cacao con l'ingrediente tutto, segreto. Con l'ingrediente segreto. Bravo, bravo, per bene a dire queste cose. E lasciamo andare un pochino. Metto 300 grammi di farina, ma ne prendo un po' di più perché dovendola setacciare gran parte del cruschello se ne andrà. Ne prendo 240. 340. Ne prendo 340 e la setaccio. Vediamo quanta ne rimarrà. Vedete quanto cruschello ha questa farina? Io lo tolgo, se no ho difficoltà a fare crescere la torta. Perché si deposita tutto in fondo? Perché poi è pesante e non lievita bene. Ma renditi conto. Quindi questo è un altro segreto, tutto sommato. Sì, e questa è una farina che non è buonissima, perché in pratica è farina 00, per lo più addizionata di cruschello. Non è una farina integrale nel senso integro del termine. Nel frattempo metto anche il lievito insieme alla farina e lo setaccio in modo da sfaldare eventuali grumini. E adesso, mentre la planetaria va, aggiungo un cucchiaio alla volta la mia farina. Naturalmente la planetaria, per il momento in cui inserisco la farina, la metto a 1/2. Vi avevo detto che un po' di cioccolato fondente ci serviva per la torta. Io metterò un 30 grammi di goccine di cioccolato fondente. Se voi non l'avete, potete utilizzare direttamente il cioccolato. Le mescolo con la farina in modo che abbiano un po' di grip e non vadano a fondo, giusto per dare quel quid in più. Ne metto proprio poche perché nella Sacher originale le goccine di cioccolato non ci sono. No. Il nostro impasto è super pronto. Il mio sous chef prontamente mi passa la spatola. Oramai sai passaggi, oramai sai passaggi. Oh, è istruito, brava, ragazzo. Brava. Ha studiato. No, possiamo assaggiare l'impasto? No, perché ancora lo devo miscelare. Devo togliere la farina che è rimasta sui bordi della planetaria. Devo scostare i fondi, quindi un attimo. Quindi miscelo bene l'interno della planetaria. Ci fossero mai dei residui di farina sul fondo, controllo bene. Fodero una teglia da 23,5 cm, quindi tra i 23 e i 24 di diametro. Con la spatola sporca. No. Cosa c'è? No, dico, come mai? Cosa? Che fai con la spatola sporca? Sporco leggermente le pareti. Lo usi come colla? Sì.
Questa volta lo sapevate? Della mia teglia. È un video pieno di segreti, un video misterioso. No, è un video in cui non devo usare burri o latte e l'olio bruciando mi fa puzza. Quindi è importante perché il ragazzo non lo fa per capriccio, ma lo fa perché ha una patologia che non gli permette di mangiare burro e latte. Quindi. Quindi bisogna stare attenti anche a queste piccole cose. Certo. Brava. Se mi dice che non può, lo ammazzo con la torta sake. Questo vale anche per quelli che sono intolleranti ai crostacei? Certo, mai spalmare i crostacei sulla pelle. Bravo. Allora, ragazzi, ve l'ho portato, vi prego, vi faccio un pacco dono. Vi regalo un cestino e dentro ci metto, invece delle prelibatezze, Gabriele, che è una gran prelibatezza. Ah, bravo. Allora, è bene a dirlo, perché veramente adesso le cose è importante. Versiamo il contenuto. E adesso in forno a 180 gradi per 45 minuti circa nella parte mediana del forno. Io riempirò la leccarda d'acqua nella parte inferiore del forno, quindi metterò la griglia, poggerò la mia torta che coprirò con un foglio di carta alluminio. Mi farei una cupola. Facendo attenzione a bombare il foglio in modo da non inibire la lievitazione. In forno a 180 gradi nella parte mediana del forno, con la leccarda d'acqua nella parte del fondo del forno, è coperta 45 minuti circa, ma fate sempre la prova a stecchino perché ogni forno è a sé. Sfornata la torta, facciamola semplicemente intiepidire leggermente, quindi aprirò il cerchio e la scaravolterò alla rovescia. Vi faccio vedere subito. Metto alla rovescia, quindi apro il cerchio, voilà, la schiaccio leggermente e la lascio raffreddare così. Ci vediamo quando è completamente raffreddata. A questo punto togliamo la carta forno. Rigiriamo la torta, voilà, così si sarà appiattita il giusto. Adesso con un filo tagliatorta pratico un taglietto, quindi prelevo metà della mia torta e la metto da parte. Prendo la confettura, che in quanto confettura non ha i pezzi, e quindi verso la mia confettura di albicocche come farcia per la torta. Mi spingo sino ai bordi, ma non troppo, perché appena metterò la parte sopra poi si schiaccerà e automaticamente andrà fuori la farcia. Riprendo la mia parte sovrastante e la ripongo al suo posto, voilà, e poi con un'altra confettura faccio uno strato. Con uno strato colmo le spaccaturine della torta che si sono potute creare in cottura, e poi ne metto anche un altro stratino più sottile su tutto, che poi verrà ricoperta dal cioccolato. Questa marmellata è buonissima come sapore, veramente gradevole. Prendo la mia torta e la pongo su una gratella. Siamo arrivati al magico momento della copertura. Prendo il cioccolato e lo metto in una ciotolina. Io lo scioglierò al microonde, ma anche al bagnomaria andrà benissimo. Un minutino al microonde. Faccio passare 30 secondi, dopodiché muovo il cioccolato, perché sennò la parte che si è fusa brucia.
quindi lo muovo un po' e lo rimetto dentro per altri 30 secondi, quindi 30 secondi in microonde sì, ma controllati. Dopo aver sciolto il cioccolato, l'ho allungato sul fuoco con un cincinin di acqua e con la frusta ho subito amalgamato, quindi si cola. Diluire il cioccolato con l'acqua, ma proprio un goccino, un bicchierino da caffè d'acqua su tutto il cioccolato che vi ho fatto vedere, è un modo meraviglioso per non aggiungere latticini al cioccolato, quindi burri o altro, quindi mantenere la struttura del cioccolato, ma nello stesso tempo fare in modo che la torta abbia una bella copertura morbida. Poi questo potete deciderlo voi, la cioccolata potete anche lasciarla super croccante e fare in modo che appunto crocchi al taglio del coltello se non la diluite leggermente con l'acqua. Per coloro che pensano che acqua e cioccolato non riescano a convivere alle alte temperature, quindi portando il cioccolato a fusione e inserendo un pochino d'acqua e mescolando velocemente, ce la fanno perfettamente. Lasciamola asciugare e alla fine una bella colata di cioccolato puro. Così c'è il cioccolato morbido sotto e il cioccolato super puro al di sopra. Ora occorre solo aspettare. Voglio rifinire i laterali con un po' di granella di cacao. Questa la prendo alla Lidl ed è cioccolato fondente, ottimo, anche questo senza latte. E semplicemente voglio farla attecchire su tutti i bordi della mia torta, ma è una cosa del tutto facoltativa, per questo non ve l'ho messa tra gli ingredienti. Adesso è davvero finita, guardate che bello anche il laterale, ed eccola qua nel suo piatto da portata, bella e pronta per essere regalata. Ora ve la facciamo vedere da vicino con delle evoluzioni pindariche della nostra videocamera e dopodiché nelle foto, e noi ci vediamo subito dopo per dirvi com'era. Un bacio grande grande e a dopo. Bene, avete visto com'è semplice fare una torta senza latte, senza latticini, senza derivati del latte, senza neanche usare le mani. Ora non esageriamo, tu sicuramente senza neanche usare le mani, ma io le ho dovute usare. Nel video dico che io in questo periodo non sto mangiando latte, non è che io mi sia convertita, no, è soltanto una prova, sto eliminando il latte e i derivati per un mesetto soltanto. Brava. Per vedere se il mal di testa scema. Ah, sono contro in questa mia scelta, però ho deciso mese per mese di eliminare qualche alimento per vedere se magari è quello a farmi venire il male alla gamba. Sono io che ti faccio venire il mal di testa. Anche te per un mese, quindi preparatevi ragazzi, un mese di video senza Gabriele. Per adesso però provate questa tipologia di saker che è veramente deliziosa. Ma chi è? Veramente veramente deliziosa. C'è il disturbatore, quindi dobbiamo sbrigarci a finire il video. Vi mandiamo un grande bacio e ci ritroviamo sempre qua. Ciao. Sulle vostre tavole. Giusto. Ciao.